tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come promesso, andremo a scoprire le creazioni. Qui vi metto il video precedente dove abbiamo provato sia la gomma siliconica che la resina. Oggi andremo a scoprire e a vedere un po' la qualità di questi prodotti. E vedete colori diversi è perché la resina era tanta, quindi ho dovuto prendere questi stampini vecchi, li ho dovuti usare perché sennò dovevo buttare la resina. Andiamo subito a scoprirli. Inizio da questi piccolini, anzi, inizio da questi così li tolgo. Allora, questa è una semplice bolla ed è molto lucida e devo dire che questa resina già mi sta piacendo. Questa qui è una sirenetta. Questo vi ricordo che è stato un regalino di una ragazza dolcissima, ti ringrazio ancora. Questa qui è una chiave che ho fatto io. Vediamo. Questo colore devo dire che non mi dispiace. Ha un colore tipo un verde, non so, non è proprio verde acqua, diciamo un verde abbastanza scuro. Mi piace. Questa coccinella. Mi piace molto. Questi anche sono stati dei stampini che mi ha regalato una ragazza dolcissima. Questo qui dovrebbe essere la mano a charm, troppo carina. Questa è la prima volta che utilizzo questi stampini e mi piacciono. Per ora non ho visto bolle, quindi sono abbastanza contenta della resina. Questa è carinissima. Ho cercato di fare un verde proprio che ricordasse la foglia, quindi mi piace. Poi andiamo a scoprire questi qua. Si sono attaccati. Non mi piacciono tantissimo questi. Ora andiamo a vedere i nuovi stampini. Allora, questa dovrebbe essere la gemmina. E devo dire che è molto molto carina. Allora, la lucentezza c'è, quindi la resina è rimasta lucida, però forse ho sbagliato il colore, quindi non lo so, non mi convince. Questa è un'altra gemmina. Anche qui ho sbagliato i colori. Qui pure, non... ho messo questa ma non si vede. Niente, ho combinato un macello in questa colata. Qui ci sono delle bolle, però vi spiego. Io ho colato la resina, questa resina l'ho colata alla fine, mi ero dimenticata di questo stampo e ho colato la resina quando già si stava indurendo, diciamo, era meno liquida, quindi è stato un mio errore, quindi non c'entra niente la resina. Poi questa qui che mi ispirava molto. Oggi proprio l'ho fatto veramente male, avevo troppa premura. La resina è rimasta qui molto opaca, nonostante qui sia abbastanza lucida. Non so come mai. Questa qui, idem, devo andare a sistemare i bordi. Questa qui, sono riuscita a farla andare giù, ma niente. Niente, non mi piacciono. Ho combinato un pastrocchio. Speriamo per il drago a sto punto. Comunque, l'orsacchiottino. Vediamo. Oddio, questo dai è carino. Potevo fare un colore un po' più chiaro. Perché non si capisce una cippa, veramente. Però devo dire che mi piace, dai, volendo è venuto carino. Almeno uno stampo decente. Poi la ciambellina, magari gli farò la glassa, ma è venuta abbastanza piccolina. Vabbè. Poi andiamo a vedere questa conchiglia. Questa conchiglia è davvero carina, però ho sbagliato con i colori. Cioè non ci appizzano niente questi colori, ho sbagliato proprio. Vediamo questo. Questa volendo è venuta un po' meglio. Magari vedrò di fare qualche
sfumatura dopo, vediamo. Però mi piace, dai, questa è bella. Poi, vabbè, lo scettro dopo perché mi spavento troppo. Andiamo a vedere questo. Che praticamente risulterebbe come se fosse una pietra. Volevo brillantinarla un po', ma non ci sono riuscita. Non hanno senso questi brillantini dietro. E poi la lunetta. Idem, la luna non ha senso con questi brillantini, non si vedono, però volendo è sempre una luna da utilizzare. Quest'altra luna. Qui i brillantini sono scesi, però siamo sempre lì, non lo so, non hanno senso. Lo scettro, vediamo. Spero tantissimo che non ho combinato. Dai, è venuto, che bello! Sono contenta. È un po' molliccio ancora, però ora lo farò indurire. E devo fare solamente questi particolari. Questi sono quelli che sono venuti meglio, ma gli altri non lo so, non mi ispirano. E ora c'è questo, oddio, ho troppo paura. È il draghetto che ho fatto in Fimo. Volevo vedere se riuscivo a realizzarlo in resina. Proviamo. Oddio, è venuto. Vabbè, qua lo devo sistemare un po', ma non è quello il problema. È venuto. Potevo utilizzare dei colori un po' più chiari, però mi piace, sono contentissima. Alla fine è venuto. E così facendo posso realizzare un draghetto, comunque qualunque cosa, come anche questo qui. E riproporlo in vari colori, sempre lo stesso, senza ripetermi, magari mi secca. Quindi sono contentissima, è venuto. Ogni tanto non faccio danni. Sono metà contenta, come vedete, e metà così così. Volendo, questa pure è carina. Cioè, gli stampi sono ottimi perché alla fine ripropongono perfettamente tutti i dettagli. Come vedete, questi erano dettagli veramente microscopici, ma la gomma è riuscita a catturarli veramente in modo ottimo. Il problema sono stata io con i colori, quindi nulla a togliere sia la resina che la gomma siliconica, che sono ottimi prodotti. Io ve lo consiglio. Giù nell'info box metto tutti i dettagli per andare a visitare il loro shop. Quindi metterò il link e tutte le informazioni possibili per poter andare a visitarlo e in tal caso andare ad acquistare i loro prodotti, che non hanno un prezzo eccessivo, quindi andate tranquilli. Io vi mando un grande bacione, vi ringrazio come sempre di aver seguito questo video fino in fondo. Se vi è piaciuto questo video, un bel pollicino in su. Se non siete iscritti, iscrivetevi. Vi invito pure a vedere la mia pagina Facebook e Instagram ed iscrivervi, così da non perdervi le ultime creazioni. Quindi grazie ancora, vi mando un grande bacio e ci vediamo alla prossima.